Buongiorno! Oggi video sui prodotti finiti. Sono più di 2 anni che non registro questo video. Lo facevo appunto 2 anni fa in collaborazione con Sere Channel. La collaborazione è ricominciata. Abbiamo deciso appunto di riprenderla appunto da questo mese. E quindi iniziamo subito con i prodottini finiti, perché ce ne sono un po'. Non ho tantissime cose di carne e prosciutto, queste cose qua, perché nell'ultimo periodo ho preso quelle dal macellaio, quindi non ho le confezioni, non ho tenuto le carte, ecco. Ho giusto forse uno o due cosine di salumi confezionati e basta. Per quanto riguarda la pasta, già ve l'avevo detto che essendo che mia sorella fa la cuoca, spesso ci porta lei la pasta a casa, quindi non ce l'ho qua da farvi vedere. Comunque, iniziamo subito. La prima cosa che abbiamo finito è questo succo all'ace. In realtà ne abbiamo finiti due, però ve ne faccio vedere solo uno ovviamente. Succo all'ace Get Up, preso all'Inse. Io prendo sempre questo qua all'Inse, sempre questo gusto perché lo adoro, lo adoriamo tutti, è il mio preferito. Questa è la confezione da 1,5 litri, quindi bella bella grande ed è buonissima. Se vi capita ve la consiglio alla stragrande. Poi ho finito questa confezione da 2 cotolette vegetali biologiche, sono appunto le cotolette alla soia, mi sembra. 4 pomodorini, 2-3 ciuffetti di basilico, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, beh, di pepe non ho niente comunque, sono quelle della linea vegetariano vegano se non sbaglio. E a me piacciono un sacco, nonostante io non sia né vegetariana né vegana, però ogni tanto mi piace tantissimo mangiare queste cose qua, vegetali, ecco, perché mi piacciono, ecco, quindi ve le consiglio. Queste le ho prese tramite il PAM nella spesa online che ho fatto settimana scorsa, perché non potevo andare giù a fare la spesa in quanto la macchina di Giovanni era dal meccanico e la mia macchina era in attesa di andare dal meccanico, quindi ero senza macchina. E appunto mi sono fatta arrivare la spesa a casa e l'ho fatta arrivare dal PAM di Panorama, c'è anche scritto, però diciamo che sono un po' più care le spese online perché non ci sono proprio tutti i supermercati, soprattutto non ci sono i discount, ecco. Poi ho finito una confezione di caffè Serrano decaffeinato. Noi non beviamo tantissimo caffè e quando lo prendo cerco di prenderlo sempre decaffeinato, in modo che se Alessio lo vede, lo vuole, almeno gliene metto una goccina nel latte ed è quello decaffeinato che non gli fa male, ecco. E in più è buono perché a noi piace anche questo. Giovanni preferisce l'altro, infatti di tanto gli prendo quello normale. Però in linea di massima prendo questo qua decaffeinato, appunto per quei motivi lì. Poi ho finito, meglio, Alessio ha finito questa confezione di biscottino granulato della Plasmon. Questo lo beve, sì, lo beve nel latte tutte le mattine per colazione, gliene metto quei 3-4 cucchiaini. E a volte, quando magari è nel periodo io non mangio niente, quindi beve solo latte, 1-2 cucchiaini anche a pranzo e cena, in caso appunto saltasse il pasto, cosa che ogni tanto capita. Mi trovo molto molto bene con questo qui Plasmon, ho anche quello della Mellin, l'ha aperto prima di questo ma non finito perché mi sono trovata molto molto male, infatti non so come utilizzarlo perché né a me nel farlo né ad Alessio nel berlo è piaciuto molto. Poi ho finito quest'altro prodottino del PAM biologico, polpettine vegetariane, sono queste qua, anche queste mi piacciono un sacco. Sono fatte da aglio, olio, passata di pomodoro, sale e pepe. L'unico lato negativo di queste polpettine è che sono veramente durissime, sono veramente veramente dure, al contrario di delle cotolette che sono morbidissime, si sciolgono in bocca, queste sono veramente dure, 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 dure. E non è il fatto del cuocerle o del come cuocerle che le fa diventare dure, sono proprio dure di loro, perché ho provato diverse marche e sono tutte così, però sono molto buone. Poi
Ho finito queste altre polpette vegetali, queste sono quelle alla rapa rossa, non le avevo mai provate la primissima volta e me ne sono stra innamorata, sono buonissime ragazze, se vi capita prendetele perché sono veramente deliziose, sono piaciute anche tantissimo ad Alessio. Poi ho finito questa confezione di olive nere denocciolate che io utilizzo tanto per le torte salate o le insalate di pasta, di riso, eccetera. Prendo sempre queste denocciolate perché almeno quando si va a mangiare non si rischia di dover correre dal dentista. Poi ho finito questa confezione da 1 kg di spinaci. Io prendo quasi sempre queste surgelate che sono comodissime, sono in cubetti, quindi non c'è tanto spreco e mi trovo veramente molto bene. Le prendo all'INPS e costano anche poco. Poi, sempre all'INPS, prendo questi tostarelli di farro che ve li ho fatto anche vedere nel video spesa, sono buonissimi, sono dei grissini più o meno così e come snack da portarsi in giro sono veramente ottimi, sono buonissimi e anche molto comodi. Poi ho finito questa confezione di purè di patate che utilizzo quando non ho tanto tempo la sera per cucinare e sono magari un po' di fretta, ho mille cose da fare insieme, eccetera, o comunque magari arrivo tardi la sera, non ho voglia di stare lì a spignattare. Queste sono molto comode, anche quando magari ho tutti i bambini a cena, è molto comodo, velocissimo e poi devo dire che è anche molto molto buono, io mi trovo veramente bene. Quando prima di avere Alessio cucinavo, ma non tantissimo, era il mio migliore amico. Adesso un po' meno perché comunque ho anche il bimbi, eccetera, quindi lo faccio da me, però è un ottimo amico comunque. Poi ho finito questa confezione di brioche al latte. Queste anche le prendo di solito per Alessio a merenda quando siamo in giro da portarmi dietro. Quando siamo a casa tendo a dargli la frutta, però ogni tanto capita che comunque gli do anche queste. Piacciono molto a lui, piacciono molto anche a me, perché sono veramente, veramente buone. E anche queste le prendo all'INPS, prendo quasi tutto all'INPS. Poi ho finito quest'altra confezione di crackers di riso e mais biologici. Questi qua sono buonissimi, sono pacchettini da 3-4 crackers e sembra di masticare la plastica per il rumore che fa, però sono veramente buonissimi. A me piacciono un sacco perché a primo impatto non hanno gusto, poi ti lasciano quel gusticino salato molto molto buono. A noi piace tantissimo e anche ad Alessio piace tanto. Poi ho finito questa confezione di mini girelle di piadina, le avevo fatte vedere forse nell'ultimo video spesa. Buone, nulla di che, nulla di eclatante, nulla di, cioè diciamo che la cosa carina era solo come erano presentate, appunto a forma di girella, la piadina con la carne, eccetera, ma le avessi fatte io a casa forse venivano più buone. Quindi sì, buone, ma non le ricomprerò. Poi ho finito pollo, petto di pollo al forno e salame. Ho solo queste due confezioni perché, come vi dicevo, le ho prese dal macellaio e dal salumiere questo mese, quindi non ho le confezioni. Adoro questo, è il mio preferito in assoluto come salume e lo mangio praticamente ovunque, da solo, con la maionese, nel toast, nel panino, col pomodoro, nella piadina, ovunque, buonissimo, adoro. L'unica cosa che non mi piace è che ce n'è troppo poco dentro, cioè ce ne sono tipo 4, massimo 5 fettine ed è veramente poco. Poi abbiamo finito il salame nostrano senza derivati dal latte e senza glutine. Io questa cosa non l'avevo notata, l'ho notata adesso, però vabbè, in caso volreste, per chi è intollerante al lattosio o celiaco, questo va benissimo ed è veramente molto molto buono. Poi ho finito questa confezione di pisellini primavera e della Findus. Io di solito non prendo le grandi marche, raro, diciamo. Però questi me li aveva imprestati la mia nonna perché li avevo finiti, ero andata da lei a chiedergli se aveva dei piselli e mi aveva dato questi appunto. Buoni, ma io in realtà non trovo differenza con altre marche, ecco. Buoni, piselli, buoni. Poi ho finito questa confezione, io continuo a dire ho finito, ma in realtà abbiamo finito tutti e tre, la famiglia, questa confezione di gelatini della Bounty. Strepitosi, fantastici, buonissimi, deliziosi, tutto quello che volete. L'unica cosa è che sono un po' carucci. Noi abbiamo preso questi per provarli, ma c'erano anche quelli della Kinder Bueno, cose così, e
e obiettivamente sono abbastanza cari, quindi abbiamo voluto provare questi per sfizio, ma torneremo ai classici gelati che costano molto meno, ecco, però veramente buoni. Poi, latte, noi prendiamo questo qua, io lo prendo all'Inse, è uno dei più economici che ci sia. Io ho girato diversi supermercati, diversi discount, e quello che ci piace di più ed è quello più economico di tutti, appunto questo qua. Io di solito quando lo compro faccio scorta con la confezione intera, mi sembra che dentro ce ne siano 12 litri, mi sembra, adesso non mi ricordo in questo momento. Buonissimo, noi lo usiamo per tutto, cioè io lo uso sia per cucinare che per la colazione mia, quella di Giovanni, quella di Alessio, io uso sempre questo latte qua. E io ovviamente ho solo un cartoccio, ma in realtà noi ne finiamo in un mese, diciamo che va via circa un litro al giorno, più o meno, quindi non dico che ne facciamo fuori 30 in un mese, però diciamo che 25 almeno, minimo tutti. Siamo molto lattosi noi, ci piace tanto il latte, siamo molto lattosi. Poi, ultima cosina che vi faccio vedere, sono due confezioni di gnocchetti tricolore, sono quelli alla patata, basilico e zucca, da 500 grammi a confezione, come vedete sono due, io li amo da quando ero bambina e li continuo ad amare, e li ho fatto innamorare anche Alessio di questi gnocchetti. Se vi capita e non li avete mai provati, provateli, perché sono veramente veramente buoni e sono un'ottima alternativa al classico gnocco di patate. Sono veramente molto molto piccoli, quindi anche per i bimbi vanno bene e sono eccezionali, veramente 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 buoni. Ok, per questo mese è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di andare a visitare anche il video che farà Sere Channel nel suo canale, vi lascerò qua sotto il link, ovviamente nell'info box. Seguitemi su Instagram per le nuove novità, lì siete sempre aggiornate molto prima rispetto a qua su YouTube, vi lascio il nominativo sempre sotto nei video. E niente, io vi mando un super bacione, mando ovviamente un super 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 bacione a Serena, un bacione tesoro, mi raccomando seguitela perché è una ragazza veramente molto molto carina, molto molto dolce. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!